Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Fare questo video post Inter Milan è facilissimo. Perché in questo video, io chiederò una sola cosa e lo chiederò in ginocchio tutto il video. Esonerate a quel coglione! Esonerate Stefano Pioli! Esoneratelo! Esoneratelo, esoneratelo, esonerato, mandatelo a fanculo, cacciatelo, Pioli son ferie, Pioli a fanculo, Pioli fuori dai coglioni, basta, 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 perché oggi ha toccato il fondo delle stronzate, ha toccato il fondo delle minchiate, ha toccato il fondo della confusione, ha toccato il fondo delle vergogne, ha fatto letteralmente schifo, schifo. E vi spiego perché. Pioli deve essere cacciato perché oggi, in questo derby perso con una prestazione che più orrenda non si può, è la vergogna di aver sputtanato 3 anni di lavoro. Perché rinunciare al tuo credo, rinunciare al miglior giocatore che c'hai, rinunciare alla tua filosofia di gioco, consegnarti all'avversario che tenti di imitare e fai letteralmente pena, fai letteralmente schifo. Salvo poi, nel secondo tempo, passare al 3-4-3, fare un modulo a confusione, che non si capisce un cazzo, che idea di gioco hai, che cambi fai, che uomini metti. Sinceramente, il secondo tempo, dove hai giocato un pochino meglio del primo, dove hai fatto letteralmente pena, quel coccia di cazzo deve essere esonerato stasera stessa. Perché io vi do una notizia. Ed è una notizia drammatica, drammatica. Se questo va avanti con questo modulo che si è visto stasera, Zlatan Ibrahimovic, che è l'unico cristiano che ci può salvare e portare in Champions League, in questo modulo non ci può giocare. Quello è talmente pazzo, è talmente scemo, è talmente da esonerare che vuole andare avanti con questo modulo qua. E quando Ibrahimovic avrà recuperato, non può metterlo in un 3-5-2 perché Ibrahimovic a memoria non ha mai giocato nel 3-5-2. Cacciatelo, esoneratelo, mandatelo a fanculo. Pioli out stasera stessa. Perché se tutta la settimana provi un 4-3-3 e poi cambi tutto la domenica mattina, vuol dire che non ci capisci una merita mazza, perché tutta la settimana ha provato tutt'altro che questo, Ma il dato inconfutabile è che tu nel primo tempo, mettendoti a specchio, con la squadra avversaria, non ti è bastato la munnezza col Torino per capire che a specchio non ti devi mettere perché non hai i giocatori per farlo, Perché può essere anche buona l'idea del 3-5-2. Ma vuoi mettere un po' di qualità, testa di cazzo? Vuoi mettere un po' di qualità, testa di cazzo? Perché tu non hai la qualità, tu la 3-5-2 l'hai fatto statico. E infatti nel secondo tempo con Brahim Diaz qualcosa di meglio col 3-4-3, perché poi sei passato sempre con la difesa a 3, ma col centrocampo a 4 perché stava Mekes, non si capiva dove cazzo stava. E quindi abbiamo giocato a cazzo di cane, però almeno un po' di Ibrahim, un po' di vitalità ce l'ha messa. Ma il primo tempo tu hai giocato senza qualità. Tu ti sei messo a specchio con l'Inter che ha Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Lautaro. Cioè, hai giocato a specchio con l'avversario senza avere le sue stesse caratteristiche. Minchione! 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 Stasera ha fatto letteralmente pena! Stasera ha fatto letteralmente pena! Ma era meglio perdere un altro 6-0, ma almeno giocavo, almeno tiravo in porta. Il primo tempo abbiamo fatto letteralmente pena. Il secondo un pochino meglio, ma stasera Tatarusano migliore in campo. E lo dico ancora, forte e chiaro, che stasera ha giocato bene. Se no è un altro massacro. Perché Lautaro aveva fatto doppietta, ti ha salvato il fuorigioco, ti ha fatto segnare a Lukaku, hai fatto resuscitare, che grazie a Dio ha fatto fallo, se no era un 3-0. Minchione, cacciatelo! Un massacro, un massacro. Ma a parte questo, la squadra vuota, senza intensità, senza mordente, senza niente, niente.
Ma ribadisco, vi do la notizia più grave. Questo è capace di andare avanti con questo merda di modulo. 3-5 schifo. E Ibrahimovic non gioca. Io finisco undicesimo. Cacciatelo. Dovete cacciarlo. Stasera stessa. No al 3-5 schifo. No al 3-5-2. No alla Munnezza. No alla Munnezza. Questo è un massacro. Questo è uno schifo. Non è un modulo. È un massacro. Perché almeno tu col 4-2-3-1, col 4-3-3, almeno giochiamo a pallone. Cioè oggi quello ha sputtanato 3 anni di lavoro, ha mandato a troie 3 anni di lavoro, ha mandato a schifo 3 anni di tutto. Cioè oggi ha giocato come se fosse la prima volta che si è seduto sulla panchina. Una monnezza assoluta. Non ti puoi mettere a specchio se non hai l'interprete per metterti a specchio, minchione! Come ti puoi mettere a specchio se non metti un giocatore come Çalhanoğlu, Mkhitaryan, se non metti la qualità, minchione! Hai sofferto il primo tempo, ti hanno preso a pallate, non hai fatto un tiro in porta, 9 tiri a 0, e ne hai fatti 2 nel secondo tempo, un colpo di testa di Giroud e un'occasione di Giroud che ha lisciato il controllo e qualche punizione, hai fatto letteralmente pena, mandatelo a fanculo! Mandatelo a fanculo, perché ribadisco, quello vuole andare avanti con questo modulo e Zlatan Ibrahimovic non può giocare. Io vado in B, perché non mi può dire che stasera abbiamo giocato bene, perché lo ammalo, mi incazzo, oggi non ci ha capito un cazzo. Una squadra senza un'idea, senza un briciolo di intensità, senza... abbiamo fatto qualcosa di decente, ma il primo tempo è stato un massacro. Scusatemi, rialzo perché non posso stare troppo tempo in ginocchio, ma avete capito l'idea? Deve essere cacciato stasera stessa, perché stasera hai sputtanato 3 anni di lavoro, hai mandato letteralmente a buttare nel cesso la tua idea di calcio, che è l'unica cosa buona che tu hai. Perché tu una cosa c'ha Stefano Pioli, che gioca a pallone. Ha rinunciato pure a quella. Avrei preferito prendere 7 gol stasera, ma non questo spettacolo immondo. Meglio il 7-0 e non questo spettacolo immondo. Perché oggi abbiamo fatto letteralmente pena. E da oggi, da stasera, dobbiamo dire tutti quanti, milanisti in coro, no al 3-5 schifo, no al 3-4-3, perché non lo sappiamo fare e non abbiamo gli interpreti per farlo. Perché sono entrati Brahim Diaz e Salemakers, non si capiva dove cazzo stavano. Non si capiva dove cazzo stavano. Tu c'hai una sola idea, tu c'hai una sola buona cosa, Piste, e poi non c'hai un cazzo di buono. Che è il gioco. Quando metti il 4-2-3-1, quando metti in buona squadra con la difesa a 4. Ma l'albero di Natale ti fa schifo, minchione. L'albero di Natale ti fa schifo. Ti fa schifo? L'albero di Natale ti fa schifo. Provalo, tanto sei disperato, non ci stai capendo più un cazzo. Non sai più che cazzo provare perché non ci capisci un cazzo. Cacciatelo, esoneratelo, via stasera stessa. Stasera stessa devo andare a fare in culo. Hashtag Shevchenko subito, hashtag De Zerbi subito, hashtag chiunque subito. Basta che si abbia un'idea chiara, perché lui idee chiare non ce l'ha. Stasera è stato toccato il punto più basso. Perché hai rinunciato a pressare, hai rinunciato a giocare, ti sei messo a specchio senza avere la qualità di quelli che avevano di fronte. Ti sei messo a fare il loro stesso modulo senza avere gli stessi interpreti. Perché ti sei consegnato, non hai messo un centrocampo di sola lotta e senza qualità. Come cazzo hai tirato in porta nel primo tempo, Ste? Come cazzo hai tirato in porta che non hai fatto un tiro in porta, Ste? Come cazzo pretendevi di sbloccare la partita? Non hai fatto un calcio d'angolo, non hai fatto una ripartenza, non hai fatto niente. Nel secondo hai cambiato, hai messo il 3-4-3, è un pochino meglio, ma non puoi giocare in questo modo, Ste. Così non puoi giocare, non puoi. A meno che non compri fra gli svingolati qualcuno per il 3-5-2. O Bersalico, compri qualche svingolato per il 3-5-2. Ma tu non ne hai. Tu quel poco che avevi l'hai sputtanato stasera. Stasera hai fatto la più grande figura di merda degli ultimi anni. Perché hai rinunciato a giocare, hai rinunciato al tuo credo. Hai sputtanato 3 anni di progetto. Non ci stai capendo un cazzo, sei in confusione totale.
È questo Stefano Pioli, il sesto posto, è quella la sua dimensione. Se non torna Ibrahimovic, arriviamo undicesimi. Mandatelo a fanculo, stasera stessa. Stasera stessa. Deve essere mandato a casa. Uno spettacolo immondo. Uno spettacolo immondo. Il migliore in campo Tatarusanu, ma lo dico forte e chiaro. Stasera non ha colpa sul gol perché chi cazzo lo marcava Lautaro Martinez? Come al solito. Ma poi avevi preso altri due gol, uno da Lautaro e uno da Lukaku resuscitato, che ci ha salvato il fuorigioco automatico e un fallo inventato che ha fatto Lukaku su Thiav. Se no era 3-0 e non avevi fatto un cazzo, Ste. Sei stato salvato dall'Aia. Vergognati. Dimettiti. Cacciatelo. 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 Deve essere esonerato stasera stessa. Io ribadisco, mi sono riposato un po'. Mi ringinocchio. Levatemelo dal cazzo. Levatemelo dai coglioni. Prima che ci fa andare undicesimi. Prima che ci fa andare undicesimi. E andiamo con lo scudetto sul petto fuori da tutto. Fuori da tutto, con quell'idiota andiamo fuori da tutto. E ribadisco il punto focale, col 3-5 schifo, col 3-4-3 o con qualche modulo con la difesa 3. Ibrahimovic non può giocare, che è l'unico che mi può salvare da questo schifo. Esoneratelo, stasera stessa. Stasera stessa. Perché stasera si è visto lo schifo. Ha rinunciato a giocare, ha rinunciato all'unica cosa che lui ha. L'unico pregio che lui ha, perché non ha un cazzo oltre a quello. L'unico pregio che lui ha, che è il gioco. L'unico pregio, perché lui quando gioca col 4-2-3-1, un po' di calcio si vede. Oggi l'ha letteralmente mandato a puttane. Per non prendere 6 gol, ma era meglio prenderne 6. Ma almeno facevi qualcosa. Perché oggi la squadra di testa un po' ci stava. A dove andare col tuo credo se avevi i coglioni. Se avevi le palle. Dovevi andare col tuo credo. Poi magari cambiavi. Ma tu oggi, stravolgendo quello che hai provato in settimana. Che cazzo hai provato in settimana? Vuol dire che non ci capisci un cazzo. Ribadisco, io sono avvelenato. All'asso di Roma. Perché facciamo letteralmente pena. Con lo scudetto col petto stiamo andando al settimo posto. Andiamo in Conference League a fare la Coppa dei Morti di Fame. Vergognatevi. Vergognatevi, io non ci voglio manco pensare. Se non lo cacciamo arriviamo noni. Se non lo cacciamo arriviamo noni. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. Fuori dalle palle. Stasera Stefano Pioli si è cacciato da solo. O lo cacciate o lo cacciamo noi. O contestazione. Fuori dal cazzo. Perché non ci sta capendo più niente. Non ci sta capendo più una mazza. Una mazza. Perché stasera l'Inter ha fatto una onesta partita. Ma l'ha controllata perché tu non li hai messi in difficoltà neanche un po'. Non li hai messi in difficoltà neanche un po' con le tue armi. Con quelle poche armi che tu stesso hai creato in questi 3 anni di lavoro e che ti hanno fatto vincere qualche derby gli anni passati. Tu non li hai messi per niente in difficoltà con questo scriteriato modulo 3-5 schifo, 3-4 schifo. Perché non hai gli interpreti per farlo il 3-5-2, non hai Çalhanoğlu, non hai Mkhitaryan, non hai Gosens, non hai Aslani, non hai niente. Non hai niente per fare questo modulo. Fai quello che cazzo devi fare, quello che sai fare. E vai avanti con quello. Devi lavorare sulla testa dei giocatori. No sul modulo. Minchione. Minchione. Non ci stai capendo un cazzo. Non ci hai capito un cazzo quest'anno, Ste. Questo sei, Ste. Questo sei. Lo schifo di Bergamo, lo schifo di stasera, lo schifo col Sassuolo, un allenatore che non capisce un cazzo, e quelle poche cose che capisce, poi le rinnega pure. Stasera hai rinnegato 3 anni di lavoro, 3 anni di successi, 3 anni di obiettivi raggiunti alla fine, aperta e chiusa parentesi, stasera li hai rinnegati. O fai il rimontone finale e centri qualcosa, o te ne devi andare a fare in culo, ma devi andare a fare in culo lo stesso. Devi andare a fare in culo lo stesso. Io voglio salutare perché sono imbestialito, perché quello non ci sta capendo niente. Hashtag mandatelo a fanculo.
Hashtag Pioli out, hashtag basta Pioli, hashtag Pioli son vere, Pioli affanculo. Ciao a tutti.